Salve a tutti amici del tubo e benvenuti su Corsi Digitali, il canale che realizza tutorial e tutti quei software che riguardano la grafica. Oggi andremo a creare un nuovo fotomontaggio in Photoshop, quindi andremo a sostituire la testa di questo, penso sia un modello muscoloso, con quella di Gerry Scotti. Perfetto. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, ovviamente, è ritagliare la testa di Gerry Scotti, quindi andiamo a zoomare. Ecco qui, tutto bello pacioccone. Facciamo un ritaglio. Io sto usando il lazzo poligonale, anzi no, il lazzo normale perché sto utilizzando una pennetta. Voi ovviamente potreste anche utilizzare, se utilizzate il mouse, il lazzo quello poligonale e fare comunque una selezione abbastanza grossolana, cioè nel senso anche se uscite fuori non vi preoccupate perché, anzi forse è meglio se uscite un po' fuori, non entrate troppo dentro. Ok, diciamo questa è la nostra selezione, quindi con lo strumento sposta andiamo a spostare la testa, guardate che si muove direttamente nell'altra immagine qui. E la mettiamo sopra. Ecco qui. Adesso con Ctrl T. Anzi no. Molto probabilmente, se io adesso vado ad ingrandire la testa, sicuramente sgranerà. Diciamo, ha sgranato poco, però un po' sgranerà. Potremmo fare l'effetto contrario, cioè utilizzare, sblocchiamo facendo doppio clic il livello dello sfondo, quindi se facciamo Ctrl T andiamo a diminuire le dimensioni dell'immagine di sotto. Questo perché? Perché comunque a noi conviene sempre perdere valore, cioè nel senso se abbiamo una foto riferimento che è meno dettagliata di un'altra, tutto il lavoro che dobbiamo fare comunque deve essere, non so come spiegarvi, deve essere del livello di dettaglio di quella meno dettagliata, cioè vi spiego meglio. Se la foto di Gerry Scotti, no? Andiamo ad immagine, dimensione immagine, guardate, è 392x267. Mentre questa qui è, andiamo, immagine, dimensione immagine, è 586x390, quindi è più grande. Quindi teoricamente dovremmo portare questa immagine alla stessa dimensione di questa, cioè che è più piccola. Perché se noi ingrandiamo questa immagine andiamo comunque a perdere dettaglio. Invece se questa qui la rimpiccioliamo non perdiamo il dettaglio. E se semplicemente per farvi capire che conviene lavorare, portare il tutto a livello più basso del dettaglio. Adesso vi faccio vedere, vi faccio capire meglio. Allora, aggiustiamo un po' qui la testa di Gerry Scotti, la riposizioniamo un po' meglio, diciamo così. Adesso con la gomma possiamo mettere anche un livello più basso di opacità, diminuiamo. Anzi, iniziamo con un livello al 100% di opacità e andiamo a cancellare. Mi raccomando, la gomma deve avere un pennello morbido, quindi molto morbido come tipo di pennello. E andiamo a cancellare tutta questa parte qui. Sì, stavo cancellando anche quei pochi capelli che aveva. Aspettate, torno indietro. Ecco qua. Giusto per avere ecco qua. Ok, anche qui andiamo a fare questa cosa. Andiamo a tagliare. Ok, adesso diminuiamo l'opacità, tipo al 20% anche.
aumentiamo un po' le dimensioni del pennello e cancelliamo qui sotto, cioè praticamente dove si dovrebbe attaccare la testa. Ok, adesso vediamo se la dimensione più o meno ci sta, cioè gli occhi si trovano dove stanno gli occhi. Quello che dobbiamo fare adesso è creare un nuovo livello. Ecco lo strumento timbro. Facciamo, guardate, andiamo a prendere per esempio qui il cielo e lo andiamo a sostituire. Allora, lo facciamo funzionare su tutti i livelli. Quindi io adesso, guardate, ho creato un nuovo livello, quindi adesso seleziono. Ovviamente anche qui il pennello deve essere morbido. Prendiamo uno di questi. Oddio. E andiamo a disegnare. Quindi stiamo cancellando praticamente. Questo bordo qua. Ops. Ok. Abbiamo sostituito la testa, però il lavoro ovviamente non è ancora finito. Torniamo sul livello della testa e notiamo che ci sono delle differenze di colori, quindi andiamo ad immagine, regolazione. E potremmo fare sia la tonalità e la saturazione, perché sembra che questa immagine sia l'immagine di sfondo un po' più satura. Quindi aumentiamo la saturazione sulla testa di Gerry Scotti e proviamo a cambiare, ecco, un po' la tonalità, un po' per dargli quel senso arancione così. Poi immagine, ancora regolazioni, bilanciamento del colore. Allora, guardate, ci sono delle parti dove c'è del blu, quindi potremmo andarlo pian piano ad eliminare e sostituire un po' con il rosso. Ok. Ed infine potremmo anche utilizzare immagine, regolazioni. Dovrebbe esserci qualcosa come sostituisci colore. Allora, un attimo che lo trovo. Ecco qui, sostituisci colore. Questo qui ad esempio ci dice quale colore vuoi sostituire e noi andiamo a prendere questo blu. E con quale colore lo vuoi andare a sostituire? Andiamo con il rosso. Quindi se noi adesso abbiamo, andiamo a prendere guardate, se io aumento la tolleranza, lui andrà ad eliminare, guardate, quel colore blu e a sostituirlo con quello che abbiamo appena creato. Ok. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è andare a zoomare più che possiamo, è notare una cosa. Come avremo visto, lo sfondo, cioè, o meglio, il corpo, sembra essere un po' più, diciamo, meno pixelloso rispetto alla faccia. Quindi noi andremo semplicemente, andiamo a creare, facciamo Ctrl J per duplicare il livello, andiamo qui in filtro. Ecco, se andiamo qui in artistico, dovrebbe esserci un effetto appunto tipo pixel. Ecco, una cosa, guardate, tipo grana pellicola, anche la granulosità. Cioè, dobbiamo cercare di ottenere un effetto tipo. Guardate, quello che si vede un po' della testa di Gerry Scotti, quindi provare un po' con i vari timbri, i vari effetti, no? Per dire, anche questo qui spruzzo, no? Non è male. Più o meno va a creare questi pixel.
Ok, diciamo la granulosità mi piace. Adesso, guardate, effettivamente è un po' troppo, quindi noi abbiamo creato un nuovo livello, andiamo a diminuire l'opacità di questo livello fino a portare l'immagine più o meno simile. Come avevo detto prima, deve essere molto leggero come tipo di effetto. Ok, adesso andiamo con il ritaglio qui, con il taglierino, questo che ritaglia il quadro, e andiamo a fare una nuova selezione di tutto questo. Diamo invio. Quindi questa è la nostra nuova immagine. E possiamo creare qui in alto, soprattutto, un nuovo effetto cliccando su questa pallina che si chiama filtro fotografico, in modo che la nostra immagine sembra molto più compatta, diciamo, con tutti i colori. Possiamo scegliere se è più caldo, più freddo, come tipo di tonalità. Quindi io direi di utilizzare questo, che magari non è male. L'unica cosa, non lo so, sembra che la testa è ancora un po' troppo. Vediamo regolazioni, bilanciamento del colore, la vedo un po' troppo gialla, sinceramente. Vediamo un po' più di blu. Diciamo che così la vedo meglio. Ok, il nostro tutorial finisce qui, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate ed iscrivetevi. Ciao, alla prossima!